Cari amici di Visione TV, benvenuti ad un nostro nuovo appuntamento. È con noi Giorgio Bianchi, scrittore, fotografo, documentarista, autore di pregevoli lavori sul Donbass e non solo. Ciao Giorgio. Ciao Francesco e ciao a tutti i tuoi ascoltatori. Quali sono le ultime notizie che hai? Cosa succede in questo momento in quelle zone martoriate del mondo e in particolare nel Donbass? Sì, in questo momento sto seguendo attentamente la situazione anche attraverso i miei contatti. Diciamo che in questo momento si sta combattendo per quanto riguarda il Donbass e le repubbliche, sempre nella città di Gorlovka, che continua ad essere interessata dai bombardamenti ucraini e in base alle informazioni che abbiamo è stata bombardata una scuola e sono stati uccisi due insegnanti. Abbiamo visto le immagini, i filmati girate dalle truppe locali in questa scuola e abbiamo avuto anche l'annuncio ufficiale delle autorità dell'autoproclamata Repubblica che ha appunto detto che sono stati uccisi due insegnanti. Per alcune zone più verso Donetsk, in questo momento pare che ci sia maggiore tranquillità rispetto ai giorni scorsi, pare che i bombardamenti siano cessati. Per quanto riguarda invece il fronte in Ucraina, stiamo assistendo di fatto quasi ad una sorta di liquefazione dell'esercito ucraino. Abbiamo visto i russi che sono arrivati alle porte di Kiev, scene concitate di persone che si affollano a raggiungere le stazioni ferroviarie. Pare che Zelensky sia stato già messo al sicuro, in un bunker. Ma in un Quindi, la bunker in situazione. Ucraina o è già scappato? No, no, pare che non sia scappato. Lui ha dichiarato che rimarrà lì fino alla fine. Quello che sembra già scappato a Londra è Poroshenko, che era appena rientrato appunto per affrontare un processo e mi sembra essere stato uno dei primi ad andarsene via e mettersi al sicuro a Londra. Il governo di Boris Johnson ha offerto a Zelensky la possibilità di rifugiarsi appunto in Inghilterra, però in base alle notizie che ha comunicato lo stesso Zelensky, lui dovrebbe essere ancora presente lì su suolo ucraino e pare che sia all'interno di un bunker al sicuro. Interessante. Oggi è il siparietto che è avvenuto con Draghi, nel quale Draghi ha dichiarato di aver avuto un appuntamento telefonico con il presidente ucraino e che questi lo abbia disertato. Zelensky non ha, diciamo, in questo momento ha tradito la sua verve di comico e comunque di uomo brillante, almeno dal punto di vista dell'umorismo. Ha detto: la prossima volta setterò la mia agenda di guerra con le esigenze del primo ministro italiano. Quindi diciamo la risposta è stata abbastanza secca e piccata. Cioè, Draghi Quindi. si rivela ogni giorno di più completamente inadeguato. C'è cioè, la figura vera di quest'uomo, ridicolo agli occhi del mondo, cozza completamente con l'immagine di grand'uomo che si sforzano di presentare, diciamo, i soliti giornali. C'è cioè, un uomo che ogni volta che apre bocca riesce a far ridere il mondo. Prego, Giorgio. No, no, quello che tu dici è assolutamente vero. Guarda, io ho confessai tempo fa in un post su Facebook di aver subito un po' la sudditanza psicologica rispetto alla figura di Draghi, perché diciamo che la propaganda che ne era stata fatta aveva in qualche modo influenzato anche me. Nel senso ho detto, va bene, sarà uno sporco affarista, come un vile affarista, come lo definiva Cossiga, sarà comunque un uomo delle banche, ma sicuramente sulla sua competenza e sulla sua statura, penso che ci siano pochi dubbi. In realtà, come hai detto giustamente tu, si è rivelato veramente un personaggio inadeguato nelle dichiarazioni. Ricordiamo le sue farneticanti dichiarazioni rispetto ad una presunta impossibilità da parte delle persone vaccinate con Green Pass di contagiarsi e di contagiare, poi detto con i toni molto perentori. Ma anche in questa circostanza vediamo la totale assenza di cautela nelle dichiarazioni. Già all'epoca, quando definì Erdogan un dittatore, di fatto offendendo un'intera nazione e in qualche Cioè modo che Erdogan poi a rovinando. differenza sua qualcuno l'ha votato, tra parentesi. Tra le altre cose. E quindi quello che tu giustamente hai detto è che emerge veramente una figura che sembra quasi che volontariamente voglia fare danni al nostro paese. Io sono veramente scioccato. E Lavrov giustamente ha detto che l'Italia dovrebbe recuperare, ammesso che l'abbia mai avuta, aggiungo io, una cultura della diplomazia, perché. Non ci scordiamo sempre che le armi, sono la diplomazia fatta con altri mezzi, nel senso quando Però ai tempi, falliscono. dico, di Moro e Mattei la diplomazia l'avevamo, Giorgio. No, ma Apposta li hanno veramente, ammazzati. cioè,
Io certe volte penso che se una volta noi avevamo come ministro degli esteri Andreotti e oggi abbiamo Di Maio, veramente vengono i brividi sulla pelle. Cioè noi avevamo una persona che alzava il telefono e chiamava la regina d'Inghilterra, cioè Di Maio oggi se manda una mail alla regina d'Inghilterra finisce nello spam direttamente. Cioè, purtroppo siamo messi in queste condizioni. E la figura di Mario Draghi si rivela ogni giorno di più assolutamente inadeguata. E questo è veramente preoccupante perché nel momento peggiore noi siamo nelle mani peggiori. Per non parlare poi delle dichiarazioni anche a parte degli esponenti di governo, anche della cosiddetta opposizione. Io ho sentito dichiarazioni farneticanti della Meloni, anche di Crosetto, che è stato sempre un uomo abbastanza equilibrato ed equidistante. Abbiamo visto Salvini andare a deporre i fiori con quella, diciamo, con quella recita scolastica davanti, all'ambasciata ucraina. Cioè, veramente un panorama politico italiano che definire imbarazzante è dir poco. Senti Giorgio, no, vabbè, che Draghi sia improponibile ce ne siamo accorti subito. I primi tempi non riuscivo a capire la differenza tra Camera e Senato, chiamava senatori deputati e deputati senatori con Giorgetti che continuamente gli spiegava che era in una Camera diversa. Vabbè, comunque chiudiamo la parentesi su quest'uomo. Tu sei stato spesso lì nel Donbass, conosci bene quelle zone, più volte hai denunciato le aggressioni da parte ucraina contro la popolazione russofona, però queste denunce, questi massacri che abbiamo denunciato anche noi con un documentario pubblicato tempo fa su Visione TV, non hanno mai impressionato la pubblica opinione nazionale e mondiale. Ecco, ci sono morti che meritano lacrime e altri che non le meritano. Ma questo lo vediamo da sempre, a partire dall'Iraq, quando l'invasione americana fece 600.000 morti civili, cioè circa. Si è bloccato, E si era io bloccato per un l'ho attimo testimoniato. l'immagine. Stavi parlando dell'Iraq, Giorgio. Sì, diciamo che sono cose che abbiamo visto ampie volte, che ci sono vittime di serie A e di serie B, l'abbiamo visto durante l'operazione Piombo Fuso in Israele e in Palestina, l'abbiamo visto in Iraq durante l'operazione militare statunitense che ha fatto decine di migliaia di vittime civili, l'abbiamo visto in Libia e chiaramente l'Ucraina non fa eccezione. Io sono praticamente da partire da Maidan ad oggi, ogni anno sono tornato diverse volte, ogni volta per missioni lunghe un mese, 2 mesi, a volte anche 3 mesi in quei luoghi. E per esempio, proprio oggi una mia amica ha recuperato su Facebook un mio vecchio intervento del 2020 dalle trincee della Repubblica di Donetsk. E io in quel momento ero l'unico, diciamo, fotoreporter, giornalista, documentarista straniero presente in Donbass. Il resto del mondo non c'era il minimo interesse nel raccontare la situazione. Io nel 2017 ero a Spartak e ho vissuto per 10 giorni in uno scantinato con una famiglia facendo un reportage, un articolo che poi fu pubblicato su National Geographic Italia. Eppure quell'articolo non ha avuto nessuna risonanza, nessun eco. Sono andato a scuola con una bambina che praticamente la mattina si alzava alle 5, doveva uscire di casa al buio per paura dei cecchini, quindi non accendere luci, non illuminare il terreno, camminare sul terreno ghiacciato. Sono andato in una scuola con un autobus e nella scuola si sentivano i rumori degli spari in lontananza di mitragliatrice. La scuola aveva i segni del bombardamento con un'esplosione che aveva vaiolato praticamente il muro di cinta con le schegge. Ho visto i lettini dei bambini tenuti lontani dalle finestre per farli dormire perché dicevano che già una volta c'era stata un'esplosione, erano saltati i vetri, alcuni bambini erano stati colpiti dalle schegge dei vetri. Insomma, una situazione drammatica, una situazione umanitaria ai limiti dell'insostenibile, che si è perpetuata negli anni nel silenzio complice dell'Occidente. Senti, Giorgio, tu conosci bene quella gente e sai cosa hanno patito dal golpe del 2014 fino ad oggi. Eppure le vie diplomatiche sono sempre fallite, non hanno voluto rispettare neanche gli accordi di Minsk, non hanno voluto, il governo centrale ucraino non ha mai voluto riconoscere una sorta di autonomia nei confronti di queste regioni, cioè hanno fatto di tutto per esasperare il conflitto. Una scelta che oggi, visto che l'esercito ucraino è capitolato in poco più di 24 ore, sembra ancora più folle. Secondo te davvero Zelensky, che adesso ha dichiarato, ha denunciato di essere stato abbandonato, si aspettava che gli occidentali, gli americani,
sarebbero arrivati in suo aiuto, cioè rischiando di morire per lui. Cioè, davvero secondo te era così folle da pensare questo? Guarda, Zelensky purtroppo si è mostrato un comico e non un politico, nel senso un politico come minimo conosce la storia e sa che gli Stati Uniti, la NATO, utilizzano i loro vassalli o alleati, come li chiamano loro, come Kleenex e poi una volta usati li gettano via. L'Ucraina di fatto è stato l'agnello legato con una corda su un albero della giungla per far uscire fuori della foresta, per far uscire fuori l'orso russo. Questo era l'unico obiettivo. L'unico, diciamo, scopo che ha avuto l'operazione ucraina dal punto di vista della NATO e degli Stati Uniti. Agli Stati Uniti interessava creare un cordone di sicurezza che escludesse la possibilità di qualsiasi rapporto tra l'Unione Europea e la Russia. Agli Stati Uniti interessa indebolire l'Unione Europea per assoggettarla, intendo dire militarmente, perché quello che noi stiamo vedendo è un'occupazione militare, ma fatta con altri mezzi, diciamo, dell'Eurozona. E nel contempo ottenere un indebolimento della Federazione Russa. In pratica stanno ottenendo gli stessi risultati della Seconda Guerra Mondiale senza sparare un colpo. Dal punto di vista dell'Ucraina, io trovo ridicolo poter trattare un popolo in queste condizioni, perché noi poi vediamo sempre la punta dell'iceberg, no? Noi vediamo queste facce, i politici, vediamo diciamo, le figure che appaiono in televisione, ma poi alla fine chi paga le conseguenze delle scelte scellerate dei governanti è sempre la popolazione. E nel nostro caso vale la stessa cosa, perché le sanzioni che verranno applicate contro la Russia, la Federazione Russa, ma che di fatto vengono applicate anche nell'Unione contro l'Unione Europea, sono sanzioni che vanno contro i popoli, perché poi a pagare le conseguenze dei futures che arrivano al 40% in più, della benzina che arriva a costare 2,5 euro o 3 euro, dei fertilizzanti e quindi del prezzo del grano e del mais che lievitano, chi pagherà tutto questo conto? Saranno ovviamente le popolazioni. Allora, fino ad oggi ci hanno detto: ah, voi non vi volete vaccinare, quindi vi pagate le cure. Allora io vi rispondo: voi volete le sanzioni? Benissimo, ve le pagate voi, perché allora a questo punto le pagano tutti le sanzioni, le pagano gli israeliani con l'operazione Piombo Fuso, le pagano gli americani quando fanno le loro scorribande. Questo è il discorso. Le sanzioni devono valere per tutti. Senti, forse si aspettavano a gran parte degli esperti occidentali un attacco più limitato, cioè un ingresso soltanto nelle regioni cosiddette separatiste. Invece Putin ha mescolato le carte e ha puntato direttamente su Kiev. Ecco, tu ti aspettavi un'evoluzione di questo tipo? Guarda, io in una recente intervista, recentissima, quando ho cominciato a sospettare che la Russia stesse accarezzando l'ipotesi di dare uno schiaffo epocale alla NATO, dissi: secondo me la Russia si è resa conto che tanto le sanzioni sarebbero state applicate sia se avesse bucato un Ural agli ucraini, le gomme di un Ural agli ucraini, sia se avesse distrutto completamente l'esercito ucraino. A questo punto, sanzioni per sanzioni, la Russia ha deciso di prendersi tutto il jackpot, di dare uno schiaffo epocale alla NATO, dare uno schiaffo epocale ai nazionalisti ucraini, facendogli perdere la faccia davanti al mondo, ma soprattutto facendogli perdere la faccia davanti al loro popolo. Ha dato una lezione anche ai georgiani. Gli ha fatto capire che la musica è cambiata, tant'è che i georgiani oggi si sono affrettati di dire che non parteciperanno alle sanzioni nei confronti della Russia. E la Russia ha fatto capire al mondo intero che è di nuovo un player importante, che ha capito che può fare perfettamente a meno dell'Occidente, o meglio, che ha più bisogno l'Occidente della Russia di quanto, l'Occidente in particolare l'Europa intendo, di quanto la Russia abbia bisogno dell'Europa. Ha già fatto oggi c'è notizia che è stato giunto un accordo, almeno formale, tra Modi e Putin per aggirare le sanzioni commerciando in rupie indiane. Ha fatto un accordo sul gas con la Cina che verrà pagato in euro, e questo è un fatto epocale. Quindi la Russia ha fatto capire perfettamente che esiste un altro mondo, un mondo molto più ricco, un mondo molto più popoloso dell'Europa occidentale, perché India e Cina da soli fanno 3 miliardi di cittadini, e che l'Europa può lasciarsi tranquillamente far colonizzare dalla NATO. Farsi sottomettere dalla NATO, che tanto alla Russia sostanzialmente i danni saranno contenuti, anzi, forse alla fine la rottura di questo cordone umbilicale per la Russia potrà fornire dei vantaggi futuri. Di ora la notizia di una richiesta di trattativa avanzata da Zelensky a Putin. Secondo te ci sono ancora margini per fermare il conflitto e riannodare i fili,
della parte diplomatica. Ma io penso che una volta che Zelensky ha preso atto del fatto che è solo e che l'hanno abbandonato lì, legato all'albero in mezzo alla foresta, a lui non resta altro da fare che trattare, perché anche quando paesi importanti come la Germania, l'Italia cominciano a nicchiare, comunque a far capire che sono consapevoli che questa situazione gli può portare dei danni epocali, a un tracollo completo della loro economia. A quel punto non ti resta altro che trattare, e io credo che le trattative porteranno delle conseguenze durissime. Penso che c'è la possibilità che l'Ucraina diventi uno stato federale in cui le repubbliche diventeranno stati indipendenti federati con i loro parlamenti. Zelensky dovrà firmare una rinuncia a qualsiasi pretesa sulla Crimea, dovrà penso trattare una neutralità alla smobilitazione dell'esercito e un trattato in cui garantirà per iscritto che l'Ucraina non entrerà nella NATO. Penso che saranno delle condizioni pesantissime, ma di fronte a una disfatta epocale di questo tipo, di un esercito che si è liquefatto nell'arco di 24 ore, penso che non si possa fare diversamente, anche perché il sostegno della popolazione pare che non ci sia, e pare che non ci sia neanche il sostegno di ampie frange dell'esercito che si sono arrese senza sparare. Senti Giorgio, ci sono quei paesi NATO al confine con la Russia, i paesi baltici, Lituania, Estonia, Lettonia e anche la Polonia che sono entrati in fibrillazione. Adesso Erdogan, che con la Turchia guida uno degli eserciti più importanti della NATO, il secondo in assoluto, insomma, ha dichiarato in maniera, come dire, decisa, ha detto vabbè, ma gli occidentali fanno sanzioni, parlano, discutono, mentre lì cadono le bombe, si combatte, la risposta è troppo lenta, cioè come per dire, noi qui stiamo a parlare di fesserie, mentre lì c'è la guerra vera e gli ucraini sono già a pezzi bombardati. Ecco, e si è dimostrato in questo caso l'Occidente un gigante dei piedi d'argilla. Sì, ma infatti tornando al ragionamento che avevo fatto qualche giorno fa in merito all'ipotesi che Putin stesse accarezzando l'idea di dare uno schiaffo epocale alla NATO, chiaramente la NATO si è dimostrata assolutamente una tigre di carta, così come tigri di carta sono tutti i paesi europei oramai governati da classi dirigenti imbelli, inadeguate, e quindi io vedo molta facciata in tante cose, ma poca sostanza. Adesso ovviamente c'è da vedere come evolverà la situazione, perché se Zelensky tratta in fretta e l'operazione di Putin si rivela, di Putin, poi della Russia, continuiamo anch'io, sono vittima di questa cosa di tentare di personificare questa operazione, quando questa è un'operazione della Federazione Russa e non di Putin. Putin è la punta dell'iceberg di un sistema che si muove. E chiaramente il futuro sarà sicuramente diverso, il mondo sarà percepito in un modo diverso e se appunto queste condizioni verranno accettate e Putin dimostrerà di aver compiuto solo un'operazione chirurgica per mettere al sicuro gli interessi della Russia e l'incolumità delle popolazioni del Donbass, a quel punto non si potrà neanche più parlare di strage, di morti di civili e quant'altro. Quindi veramente la situazione per l'Occidente dal punto di vista della facciata, dal punto di vista dell'immagine, ne uscirà irrimediabilmente logorata, perché poi il mondo sta a guardare, no? Adesso l'India sta a guardare, tutti i paesi satelliti che gravitano intorno agli Stati Uniti, che gravitano attorno all'Unione Europea stanno a guardare e si rendono conto che dall'altra parte in fin dei conti non c'è nulla, cioè l'Europa è una scatola vuota, l'Europa si è diciamo configurata per quello che è, ovvero la faccia presentabile della NATO, una faccia politica di un apparato militare, non vi è altro all'interno dell'Unione Europea, perché ha farfugliato, ha balbettato qualcosa. Abbiamo visto nei giorni scorsi Borrell andare in giro, ma non se l'è filato sostanzialmente nessuno. Anzi, l'unica cosa che ha fatto un danno, secondo me, terrificante, quando ha parlato dicendo, dice, noi abbiamo fornito all'Ucraina 17 miliardi di euro. L'Ucraina è lo Stato che è stato maggiormente sovvenzionato dall'Europa, il che veramente dovrebbe far saltare dalla sedia i greci, i quali sono stati lasciati affondare mentre l'Unione Europea dilapidava le sostanze dell'Unione dietro a un paese che neanche fa parte dell'Unione Europea, è stato rifornito di soldi, è stato rifornito di armi, con il risultato di squagliarsi nel giro di 24 ore. A proposito di democrazia e diritti umani, uno dei ritornelli più in voga che
che gli intellettuali nostrani ripetono è il seguente, cioè dicono: ma noi siamo il mondo libero, noi siamo la democrazia, dobbiamo difenderci contro gli autocrati, contro le dittature. No, e lo dicono governanti di paesi che hanno utilizzato la polizia, la forza bruta per disperdere manifestanti pacifici che stavano in piazza per chiedere libertà contro misure folli come il Green Pass, non dentro uno scenario di guerra dentro il quale la Russia di Putin è vera, lo hanno detto ministri che utilizzano la polizia per bastonare studenti inermi che protestano per la morte di un loro compagno, e lo dicono persone come Trudeau che hanno dichiarato lo stato di emergenza per arrestare, colpire e decimare pacifici manifestanti. Ecco, si può dire che in realtà oggi i dittatori siamo noi, cioè che in preda a una dittatura vera, feroce, è l'Occidente. Ma io non so se Calenda in un tweet in cui ha detto l'opposizione dei partiti alle decisioni del governo è oramai intollerabile, cioè una dichiarazione assolutamente eversiva, detto da una figura abbastanza, diciamo, importante della politica, italiana. Io l'altra sera, ieri sera, mi hanno mandato uno spezzone della trasmissione di Formigli, in cui discuteva con Vauro e Formigli diceva a me che in Ucraina ci siano delle milizie con, i simboli dell'SS sulle spalline, non me ne può fregare di meno. Cioè, questa gente si sta mostrando per quello che è, cioè loro hanno un'anima, cioè loro il fascismo l'hanno praticamente introiettato. Io ricordo al signor Formigli che Dmytro Jarosz, il leader di Pravi Sektor, settore destro, una formazione dichiaratamente neonazista, ha seduto sul Parlamento, sugli scranni, del Parlamento, ucraino, e nel 2015 è stato nominato consigliere del capo di Stato Maggiore dell'Esercito, che è un po' come se il nostro Roberto Fiore entrasse in Parlamento e che poi Ecco, fosse secondo me il Fiore è capo di molto più Stato Maggiore signorile del dell'Esercito. signore che hai citato. Ecco, si presenta in maniera un po' più Sì, signorile poi no, no. Fiore del signore che hai citato tu. Assolutamente sì, cioè qui parliamo di un paramilitare di estrema destra facente capo ad una formazione che si è macchiata di crimini di guerra come i battaglioni Azov, come i battaglioni Haidar. Cioè, io penso che veramente io oramai sono assolutamente della convinzione che il mondo occidentale si regga interamente sulla menzogna, sullo stravolgimento dei fatti, sulla neolingua. Noi in Italia abbiamo della gente che non può lavorare perché ha evitato di farsi un vaccino. Cioè, qui parlano di togliere il Super Green Pass e di mantenere il Green Pass, parlano di mantenere le mascherine al chiuso, in una situazione in cui evidentemente si è dimostrata che l'emergenza, diciamo, sanitaria era esclusivamente un'emergenza mediatica, perché nel momento stesso in cui i media hanno avuto la necessità di dirottare l'attenzione del pubblico su un altro argomento per procedere all'operazione di Reductio ad Hitlerum, di Putin, abbiamo visto che la pandemia è completamente scomparsa dai radar e oggi noi abbiamo che quei movimenti di opposizione, quel dissenso che si era manifestato assolutamente legittimo e di buon senso contro appunto la dittatura mediatica e i provvedimenti folli diciamo presi durante la pandemia. Oggi verranno di nuovo messi in croce per essere dei sostenitori del dittatore Putin, del nuovo Hitler, il che è assolutamente assurdo perché le mie posizioni, come erano ragionevoli di buon senso prima, sono di ragionevoli di buon senso oggi. Cioè io quello che invito a fare è diciamo andare a capire la complessità delle cose. C'era un articolo di giornale in cui si riprendeva una dichiarazione di Romano Prodi in cui si diceva beh, ma in fin dei conti la NATO ha chiuso la Russia in un angolo e quindi sul Donbass bisognerebbe anche capire le ragioni russe. Oggi invece noi vediamo queste trasmissioni completamente a senso unico, come le abbiamo viste a senso unico pochi giorni, fino a pochi giorni fa riguardo alla pandemia, in cui un punto di vista assolutamente legittimo, pacato, pacifico e di buon senso viene completamente espunto dal dibattito pubblico, il che io penso che sia in una democrazia assolutamente inaccettabile. Quindi quello che tu dici è assolutamente corretto, perché nel momento stesso in cui in una democrazia la minoranza viene schiacciata e viene spunta dal dibattito pubblico, di fatto ti trovi in una dittatura. Nel frattempo a Norcia il Presidente della Repubblica Mattarella dice che l'attacco russo all'Ucraina è una follia inaccettabile, dice Sì, la pace è in pericolo, l'Europa rischia di precipitare in una spirale di guerra. Ecco, forse la pensava diversamente quando era la NATO ad attaccare la Jugoslavia.
Sì, certo, assolutamente. Se non Cioè, ci ricordo sono male, lui bombe era. intelligenti e buone, ci sono bombe umanitarie e ci sono bombe cattive. Sì, lui era, se non sbaglio, ministro della difesa, adesso non mi O ricordo esattamente. vicepresidente del consiglio di D'Alema. Comunque, insomma, era protagonista di quella stagione Sì, era pure. vice primo ministro ed è una cosa veramente allucinante. Come allucinante la dichiarazione fatta dal sindaco di Milano Sala, che praticamente ha imposto al direttore di orchestra Valeri Griegov, adesso pronuncio male il cognome sicuramente, al quale è stata richiesta una pubblica abiura, una pubblica, diciamo, scomunica rispetto all'attacco russo in Ucraina. Pena la rescissione della collaborazione con il teatro alla Scala. Cioè, oggi siamo arrivati in Italia addirittura al reato di opinione, il che è veramente, io sinceramente io non so più che cosa bisogna fare. Cioè, si aspettano i vagoni piombati, si aspettano di vedere i militari che per le strade già ci sono, nelle strutture civili già ci sono, ma che prendono definitivamente il potere. Cioè, vogliono la giunta, io non lo so che cosa vogliono qui da noi. Senti, Giorgio, tu sei stato tante volte lì in Donbass. Ti è mai capitato di incontrare fisicamente questi paramilitari nazisti ucraini in quelle zone? Li hai mai visti con i tuoi occhi in azione da qualche parte? Allora, guarda, io ho visto le loro bandiere, una volta stavo nella trincea di Spartaco, il volontario italiano che combatte nelle milizie popolari, e lui mi ha fatto fotografare e inquadrare la bandiera di Pravi Sektor, che ricordo che hanno un comando separato e sono milizie, non sono inquadrati regolarmente nell'esercito. Ma io ti dirò di più, io ho contribuito a realizzare un documentario che si chiama Divided, che è stato adesso selezionato al Trieste Film Fest, che è stato girato su entrambi i lati del fronte, di cui io mi sono occupato della regia sul campo per quanto riguarda il lato autonomista, perché io ho un divieto d'ingresso in Ucraina pur non avendo commesso nessun reato e non avendo fatto nulla. E sul lato ucraino, invece, la regia sul campo è stata affidata a un fotoreporter americano, il quale ha portato la troupe all'interno di una diciamo postazione di Pravi Sektor. E lì è stata un'esperienza, riguardare quel girato è stata un'esperienza meravigliosa, un florilegio di svastiche, di celtiche tatuate. Addirittura c'è un miliziano di Pravi Sektor che spiega, dice: ci accusano di essere nazisti, ma questo saluto qui non è il saluto nazista, questo è un saluto molto più antico che significa dal cuore al sole. Capito? Quindi non ci possono dire che noi siamo neonazisti, per poi parlare di pulizia etnica ed altre, diciamo, amenità del genere. Ora, la cosa veramente interessante è che questo documentario, di cui loro hanno avuto la completa libertà artistica, ripeto, perché i contenuti l'hanno girati loro e ce l'hanno forniti senza che nessuno sapesse o chiedesse nulla, è stato montato in questo documentario in cui c'è questo dialogo virtuale tra due mondi che non si parlano più da anni oramai, no? Questi popoli fratelli che in qualche modo hanno smesso di comunicare e si fanno la guerra, perché lo scopo era appunto creare questa comunicazione, no? Allora, che cosa è successo? Le autorità russe, le autorità delle repubbliche che mi hanno dato il permesso di transitare sul loro territorio, di operare, di girare questo documentario, che erano informate di tutto quello che noi facevamo, non hanno mai chiesto di vedere le riprese né tantomeno di vedere il documentario finito. Invece, dal lato ucraino è stata fatta la richiesta di vedere le immagini ed è stato richiesto agli autori, innanzitutto, che il film non uscisse, non volevano a un certo punto che il film uscisse più. A un certo punto, quando si sono resi conto che erano stati firmati dei contratti e che il film comunque sarebbe uscito, hanno ritirato la firma da un prodotto che sono stati loro stessi a contribuire a realizzare in totale libertà artistica. E tieni presente, Francesco, che da parte della regia e dei montatori che hanno montato il documentario sono state tagliate tutte quelle parti in cui si parlava di pulizia etnica e in cui erano inquadrati i simboli nazisti, proprio per ovviare al fatto che il documentario incontrasse delle censure perché sembrava quasi una caricaturizzazione eccessiva di queste figure, quando invece era l'immagine che loro stessi hanno restituito, perché, torno a dire, il fixer che li ha portati lì era un fixer ucraino, il fotografo che praticamente ha guidato la troupe ha tatuato il simbolo di Pravi Sektor sulla spalla, quindi voglio dire, loro hanno operato in totale autonomia e il risultato è stato questo. Loro hanno
hanno ritirato la firma, dal lato russo, non avendo nulla da nascondere, non avendo nessun problema, non hanno neanche voluto vedere il prodotto finito. Insomma, quindi diciamo che quando Putin accusa l'Ucraina di essere stata palesemente infiltrata da forze naziste, insomma, non è una forzatura retorica, cioè tu hai constatato sul campo che queste forze esistono e avevano un peso, forse ce l'hanno ancora nella vita interna di quel paese. Ma io ti dirò di più, Francesco. Nel nostro film c'è l'intervista della mamma di una ballerina. Un'intervista che io ogni volta che la rivedo, credimi, non è retorica, devo asciugarmi le lacrime perché veramente parla con il cuore e parla con il sentimento di una persona lacerata. Perché ricordiamoci che questa è una guerra civile che dura da 8 anni e che ha spaccato famiglie. Noi abbiamo visto oggi in Italia anche una guerra civile a bassa intensità. Quando l'impero decide di spaccare un popolo, ci riesce in maniera estremamente facile con la propaganda, lavando il cervello ad una parte e convincendo a combatterla contro un'altra parte. Voi immaginate che cosa può essere successo in Ucraina dopo 20 anni di propaganda russofobica martellante? Poi ci sono due popoli che non si riconoscono più l'uno nell'altro, in cui nel mezzo ci stanno delle persone che, come noi del resto, perché io non ho mai provato odio nei confronti delle persone che mi hanno additato, che mi hanno screditato, io ritengo che siano vittime della propaganda. Ebbene, questa donna che è obbligata per andare a vedere le esibizioni della figlia al teatro dell'opera di Danesk, a prendere degli autobus, alzarsi alle 3 della mattina, fare i checkpoint, essere perquisita, attraversare il confine, arrivare lì, vedere la figlia, ritornare indietro perché lei lavora nell'Ucraina governativa, perché la ditta per la quale lavorava si è appunto trasferita nell'Ucraina governativa. Lei disse chiaramente che il suo paese è in ostaggio di una minoranza violenta che sta umiliando e in qualche modo minacciando il popolo. E io penso che quella fotografia sia la fotografia più esatta di quello che sta succedendo, perché ti darò un altro esempio per renderti conto del clima che si sta vivendo. Esiste una legge in Ucraina che proibisce di fatto che siano prodotti film, documentari o comunque qualsiasi altra cosa in lingua russa. Cioè oggi un cittadino ucraino, se vuole vedere un film di Tarkovsky, lo deve vedere sulle piattaforme straniere perché i media locali non lo trasmettono più. Ebbene, noi stiamo girando un altro, stiamo concludendo un altro documentario molto importante ad alto budget e praticamente c'era un interessamento di una televisione tedesca. La televisione tedesca ci ha chiesto per accedere al finanziamento che all'interno del film ci sia una figura nell'asset produttivo ucraino. Allora noi siamo andati alla ricerca di una figura che avesse questo profilo. Alla fine l'abbiamo trovata. Ebbene, questa persona ha detto, dice, usate questa carta che io vi ho firmato solo per fini amministrativi all'estero, perché se nel mio paese vengono a sapere che io ho firmato e ho messo la mia parola su una produzione in lingua russa, vengono qui e mi spaccano l'ufficio. E questa cosa è successa veramente: omicidi, intimidazioni, devastazioni di sedie politiche, di giornali, di media. Cioè, quello che noi vediamo è una continua intimidazione, ghettizzazione. Io ricordo che nei paesi baltici c'è il passaporto dei cittadini alieni, cioè i cittadini russofoni nei paesi baltici non godono di alcuni diritti civili e qui siamo all'interno dell'Unione Europea. Ma io dico, il popolo russo, quanto, fino a che punto, come diceva, fino a quando Gadilina abuserai della nostra pazienza? Cioè, fino a quando, cioè, si potrà continuare ad abusare della pazienza dell'orso russo? Cioè, arrivati a un certo punto, i russi si sono resi conto che più indietro di così non potevano arretrare e a un certo punto hanno deciso di reagire. E io penso che, non so se sia giusto, ma io penso che sia quantomeno comprensibile. Ecco, d'altronde, come spiegava bene pure Manlio Tinucci, certe oligarchie conoscono solo il linguaggio della forza e si fermano soltanto quando trovano una reazione uguale e contraria. Non avendo etica, non avendo moralità, non avendo empatia, non sono in grado di capire nessun altro, niente se non una forza uguale e contraria. Senti, per chiudere questa importante intervista, Giorgio, tutto parte con il golpe del 2014, Euromaidan, finanziato tra l'altro da Soros con delle squadracce di killer mercenari venuti dall'estero, con Biden all'epoca vicepresidente dell'amministrazione Obama che si aggirava nei dintorni e poi è stato ricompensato con 50 mila dollari al mese per il figlio da una società energetica Burisma, mi pare che si chiami proprio Ucraina. Questa gente che ha compiuto quei reati
quelli che hanno magari ucciso i sindacalisti durante la famosa strage di Odessa, fanno parte degli stessi gruppi paramilitari nazisti, cioè sono loro che hanno compiuto queste atrocità che tu prima hai dipinto. Ecco, dimmi solo sì o no, che poi ti faccio la domanda successiva. Sì, chiaramente sono loro, i russi l'hanno detto chiaramente che Ma saranno Putin ha ucciso. detto in quell'intervento, li andremo a prendere e faremo giustizia noi. Secondo te, dice la verità, cioè, li andrà a prendere uno per uno e li faranno fuori questi assassini? Guarda, io conosco, ho imparato un po' a conoscere l'anima russa e sono certo che quello che succederà a questi soggetti sarà d'esempio per tanti altri. Loro certe volte, e qui bisogna dirlo, noi siamo in mezzo alle anime belle, no? Noi, da noi non si rendono conto che l'animo umano a volte può essere anche brutale e c'è gente che capisce solo quel linguaggio lì, non capiscono altri linguaggi. Io penso che molti di quei soggetti saranno ripagati con la stessa moneta. Vorrei dire una cosa su Maidan, se ho tempo, non so. Certo che hai tempo, prego. No, io ovviamente ero lì a Maidan nei giorni, ci sono rimasto per un mese, ho seguito tutti gli eventi, sono un testimone diretto, cose che io ho testimoniato, vale a dire che i cecchini sparassero dall'utella ucraina, che sparassero sia sui manifestanti che sulla polizia, l'ho sperimentato sulla mia pelle, perché noi, tutte le persone che erano lì, quando abbiamo cominciato a sentire le raffiche, ci siamo girati e abbiamo cominciato a vedere l'utella ucraina. Io ero proprio sotto le finestre dell'utella ucraina quando è iniziata la sparatoria e quindi lo posso testimoniare. Posso testimoniare che c'era Victoria Nuland che girava per le strade di Kiev, lì nei dintorni della piazza, con i sacchetti, con gli snack da distribuire ai manifestanti. Posso ricordare che lei stessa ha dichiarato: abbiamo investito 5 miliardi, di dollari per restituire all'Ucraina il governo che si merita. Posso ricordare l'intercettazione in telefonica in cui, insieme a un funzionario americano, che adesso non ricordo, del quale non ricordo il nome, ma è facilmente verificabile sul web, chiamandoli per nomignoli, diceva ai personaggi della politica ucraina che loro avrebbero inteso collocare in un posto piuttosto che in un altro, facendo vedere chiaramente che nel nuovo governo ucraino no, praticamente gli ucraini non toccavano palla, ma era un governo completamente messo in piedi dall'establishment statunitense, quindi un governo di fatto fantoccio. Quindi io dico che le cose vanno rimesse un attimo in fila. Posso ricordare l'intercettazione telefonica del ministro degli esteri Estone Paet, in cui parlando con Catherine Ashton, che era l'alto rappresentante della politica estera degli Stati Uniti, dichiara di avere contezza, di avere le prove che a sparare sui manifestanti fossero stati gli stessi fucili, manifestanti e polizia fossero stati gli stessi fucili. Ricordo lo scoop di Gian Micalessin che portò in televisione le testimonianze dei georgiani pagati 5.000 dollari per sparare sia sui manifestanti che sulla polizia in un copione che poi è identico a quello di Vilnius qualche anno prima, in cui i protagonisti, tra cui Auders Butkevicius, dichiararono di essere stati loro a sparare sui manifestanti e non le forze speciali russe. Cioè, quindi vediamo che sono tutta una serie di copioni che stancamente si ripetono anno dopo anno, eppure l'opinione pubblica italiana che continua ad abbeverarsi alle stesse fonti continua a non recepire. Io recentemente ho fatto un esempio, cioè l'informazione che facciamo io, che fai ottimamente te, che fanno tanti altri, assomiglia un po' a quei prodotti biologici, no? Che si frappongono, che si contrappongono ai prodotti industriali. Il nostro incarto a volte non sarà perfetto, sarà sporco un po' di olio, non ci sarà la lista completa degli ingredienti in quello che produciamo, ma il nostro è un prodotto assolutamente genuino, in molti casi fatto con il cuore, fatto con la passione, mentre l'altra gente continua a comprare dei prodotti industriali fatti con gli scarti solo perché li vedono in televisione, solo perché vedono la confezione, solo perché sono pubblicizzati. Io sono certo che molte persone, se cominciassero ad assaggiare i nostri prodotti, non tornerebbero più ai prodotti industriali. Grazie Giorgio per essere stato con noi. E Grazie Francesco e grazie a tutti i tuoi ascoltatori. amici di Visione TV, grazie per averci seguiti. Noi continuiamo a fare questo lavoro grazie al vostro sostegno. Non abbiamo finanziatori, non ne cerchiamo. Siamo liberi perché voi garantite la nostra libertà. Ci potete aiutare donando ai numeri che la regia ha appena mandato in sovraimpressione. Potete utilizzare anche PayPal. Potete andare sul nostro sito www.visionetv.it e garantirci un sostegno mensile stabile. Grazie a tutti voi e una buona giornata.